Omicidio colposo e omissione di soccorso sono le ipotesi di reato sulle quali sta lavorando la Procura di Pisa per la morte di Mejia Bektash, 38 anni, albanese, residente ad Empoli, trovato senza vita nella tarda mattinata di giovedì all'interno della proprietà della tenuta Mocaio, nel comune di Montecatini Val di Cecina, in provincia di Pisa. L'attività dei carabinieri, come ricostruisce il Tirreno, va avanti. Sono stati acquisiti campioni di tracce di sangue anche sull'auto della vittima e lungo il percorso in cui sarebbe stato trascinato il corpo dell'operaio edile. Quello dell'incidente sul lavoro resta il campo d'azione privilegiato. Va chiarito se il 38enne sia caduto da una scala o da un ponteggio. Secondo gli inquirenti non è morto dove è stato soccorso dal personale del 118. È una morte che mi ha sconcertato, dice la Nazione Giovanni Borghi, proprietario della tenuta che vive a Varese e che 2 giorni fa è arrivato in Toscana. Questo luogo è un pezzo di storia della mia vita, della mia famiglia. Ho avuto modo di parlare con il fratello dell'operaio. Nella maniera in cui mi sarà possibile cercherò di stare vicino a questa famiglia. Erano molto uniti, conoscevo la ditta che ha lavorato qui per tutta l'estate. È un dramma che sarà difficile dimenticare.